Saluto affettuoso a tutti quanti i cittadini di Capua per questo punto quasi ormai mensile che facciamo con Capua Online e a chi segue Capua Online. Come ben sapete, da almeno una decina di giorni già è aperto il parcheggio sotterraneo di Piazza Umberto I e sta riscuotendo un grande successo. Chiunque è andato a parcheggiare nei primi tempi gratuiti all'interno del parcheggio si è reso conto che comunque è un'opera importantissima al centro di una città e forse nessun'altra città piccola delle dimensioni di Capua ha un'opera del genere dove ci sono due piani sottoterra con un ascensore per i disabili e si sta ultimando la piazza sopra che in primavera verrà semi-ultimata con il posizionamento dell'infopoint, cioè con il famoso elmo di Fiera Mosca che in fonderia si stanno ultimando i lavori. Quindi questa è un'altra cosa importante perché ci consente lentamente di regolare il traffico all'interno del centro della città, visto che quello è un parcheggio a 50 metri dalla Piazza dei Giudici, e quindi consentire degli spazi ai cittadini che vogliono fare una passeggiata con i bambini, con delle biciclette o a piedi, di non essere investiti dalle auto e allo stesso momento di dare un servizio ai commercianti perché ci sono particolari tipi di convenzioni proprio rivolte ai commercianti, a chi va a comprare dei commercianti capuani che avranno uno sconto nel parcheggio. Come vedete, anche ultimata la rotonda, quasi ultimata la rotonda a Rione Macello, è una rotonda che comunque, come si vede, ha riqualificato un'intera area, ha sistemato anche la skyline della chiesa che era stata costruita qualche anno fa e allo stesso momento ha messo in sicurezza i cittadini e quelli che escono dal parco e da chi esce dalle proprie abitazioni, che prima c'erano alcune abitazioni che addirittura avevano la propria uscita direttamente in curva. Come il carnevale, anche quest'anno si farà un grande carnevale, abbiamo cercato di ottimizzare tutte quante le spese con un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto al precedente. Mi ricordo anni fa si spendevano 200-300 mila euro, quest'anno con meno di 60 mila euro si farà un grande carnevale per la città, portando gente all'interno della nostra città, è stata fatta una lotteria. Questo significa che in tempi di austerità noi siamo in grado comunque di garantire quella che è la tradizione per Capua e poi oltre alla garanzia della tradizione anche diciamo un risparmio perché i soldi pubblici debbono essere utilizzati con parsimonia per servizi fondamentali e quindi dobbiamo mediare tra quella che è la cultura e quella che è diciamo il servizio, quelli che sono i servizi importanti, tipo ad esempio i riscaldamenti nelle scuole, oppure dare dei piccoli contributi a persone che oggi attualmente sono in enorme difficoltà. Il PUC è in via di ultimazione, a febbraio ci sarà l'approvazione della VAS, almeno questo è quello che ci ha garantito la Regione, una volta approvata dalla VAS deve andare solamente in provincia per la conferenza dei servizi, a quel punto in 3 mesi si deve per forza liquidare. E poi il parco giochi, finalmente è arrivato l'ultimo, sono arrivati i calcoli del Genio Civile, quindi anche questo per la primavera sarà completamente ultimato. Quello che voglio chiedere a tutti quanti voi cittadini è un appoggio in questa prossima campagna elettorale del 24 febbraio, che noi abbiamo, il partito ha deciso di darmi una candidatura al decimo posto. È una candidatura importante perché il decimo posto in un'eventuale vincita del presidente Berlusconi vede me posizionato sicuramente tra i vincenti perché col decimo posto usciranno dai 13 ai 15 consiglieri, mentre invece in caso di sconfitta comunque è un posto utile perché è possibile anche l'elezione in caso di opposizione. È una candidatura che vede comunque un lavoro personale, consentitemi, professionale, perché tutti quanti voi sapete che faccio da sempre il medico non profit a disposizione non solo della città ma dell'intera provincia di Caserta, il chirurgo non profit, e contestualmente anche al lavoro politico svolto di coerenza che ha visto, grazie anche a voi, la scorsa nel 2011 ha visto la mia persona con il più alto consenso in assoluto di un candidato di un comune al di sopra dei 15.000 abitanti, non solo di tutta Italia, ma probabilmente anche di tutti i tempi registrati, perché mai nessun sindaco è stato eletto con oltre l'80% e con una coalizione che ha rasentato il 90%, con un unico consigliere di opposizione eletto.
Quindi questo che cosa significa? Significa che qualora io dovessi essere eletto parlamentare posso fare qualcosa per la nostra città da Roma, perché questo è non devo abbandonare la carica di sindaco, per cui è compatibile perché capo una città al di sotto dei 20.000 abitanti, 18.600 abitanti, per cui significa che con la compatibilità di carica io posso accedere sicuramente capo e tutta l'intera provincia può accedere anche a una serie di finanziamenti e quindi poterli seguire direttamente a livello governativo. È la prima volta dopo 36 anni che ci viene data questa possibilità alla città e secondo me la città non la deve perdere, perché io da sindaco ho potuto fare molto, ma molto ancora bisogna fare per la nostra città, ma non solo. Si sposta l'asse dall'Agro Aversano, che per 20 anni ha avuto tutti quanti i suoi parlamentari di destra o di sinistra, fondamentalmente si inizia a spostare verso Capua e quindi spostandosi verso Capua noi riusciamo praticamente a probabilmente centralizzare anche l'attenzione politica dell'intera provincia di Caserta verso la nostra città e quindi daremo alla nostra città quella che realmente merita, la capitale politica della provincia di Caserta. Almeno questo è l'obiettivo che tutti quanti noi ci dovremmo prefiggere. Con questo io vi chiedo di andare a votare tutti quanti, è la mia l'unica candidatura possibile di uno dei candidati di capo che può essere eletto perché gli altri non hanno alcuna possibilità, per cui qualsiasi altro voto andrebbe perso. A questo mi associo fondamentalmente a quello che dice il Presidente Berlusconi, tutti quanti 3 anni fa stavamo fondamentalmente meglio rispetto ad oggi. Oggi se ogni cittadino, compreso il sottoscritto, è stato costretto a pagare l'IMU è perché lo Stato ha detto io non trasferisco più ai cittadini il finanziamento, ai comuni il finanziamento, ma mettendo l'IMU il comune deve prendere i soldi che io non gli trasferisco più. Quindi è una tassa che non ha messo il comune, non a caso, basta vedere qualsiasi talk show, qualsiasi trasmissione televisiva e tutta l'Italia si lamenta dell'IMU. Quindi se qualcuno strumentalmente vuole dire che il sindaco di Capua ha messo le tasse, non è così, perché le tasse sono in tutta Italia, per cui nessuno è masochista a tal punto da aver messo una tassa del genere. Io sono convinto e sereno che comunque ci sarà una grande riscossa, sono convinto che la città risponderà bene a quello che sarà il risultato elettorale e tutti quanti noi, se abbiamo la possibilità di poter intercedere attraverso un amico che sta nelle altre province della Campania, a parte Napoli e provincia, io sono candidato in tutte queste quattro province nella lista del PDL. Votare è semplice, basta votare Popolo delle Libertà, Berlusconi Presidente, automaticamente il voto va a me. Quindi vi ringrazio per tutto ciò che faremo e speriamo che Capo potrà essere rappresentata all'interno del Parlamento già dalla prossima legislatura. Grazie a tutti quanti voi.